Qualità centrocampo per l'Ovidiana sul Monaco, l'innesto di Massimiliano Tuzzi, protagonista nella scorsa stagione della vittoria della Coppa Italia d'Eccellenza con la maglia della Miternina, che si appresta con tanto entusiasmo alla seconda avventura in terra peligna. Innanzitutto, bentornato a Sulmona. Grazie, è un piacere. Ecco, com'è nato questo accordo con l'Ovidiana Sulmona? Avevo diverse richieste in Eccellenza, però devo dire la verità, nel momento in cui ho incontrato presidente e vicepresidente non ho avuto dubbi nello scegliere di nuovo Sulmona, proprio perché ho visto comunque, mi hanno prospettato un progetto molto importante e ambizioso. Grazie alla tua esperienza maturata nel 2016 con l'allora Sulmonese Ofena, i tifosi ti conoscono benissimo. Massimiliano Tuzzi è un centrocampista che abbina qualità e quantità ed è assai generoso. Possiamo definire così le tue caratteristiche? Sì, credo che sì, si specchiano molto quello che sono le mie caratteristiche. Sicuramente nell'anno passato precedentemente a Sulmona spesso mi sono trovato a ricoprire un ruolo che non è proprio il mio ruolo, dove mi esprimo al meglio, che è quello di difensore centrale. Spesso e volentieri, per motivi di organico, diciamo tra virgolette, mi sono dovuto sacrificare, essendo poi uno dei più grandi, e poche volte purtroppo in quell'annata mi sono dovuto cimentare nel mio ruolo naturale. Spero quest'anno magari di poter dimostrare, ecco, ai sportivi sulmonesi, insomma, quello che so fare, diciamo, nella mia posizione naturale. Tanti anni di esperienza in club importanti come il Paterno, dove avevi come compagno di squadra Orlando Aquino, che adesso ritroverai a Sulmona. Un binomio perfetto per ben figurare? Sicuramente ritrovare Orlando è un piacere, perché oltre che un compagno di squadra è anche un buon amico fuori dal campo. Non ha bisogno di presentazioni, quindi per lui parlano i numeri. Per me è un piacere, come ho detto, e sarà per me un onore mettermi, insomma, al suo servizio, diciamo così, per far sì che faccia più gol possibili. E proprio di questo volevo parlare, perché in quella stagione al Paterno, nel 2014-2015, sei stato autore di 9 assist decisivi. Aquino quindi può stare tranquillo, perché anche quest'anno verrà messo nelle condizioni di fare gol? Sì, quella sicuramente fu una stagione dove sia per me che per lui i numeri furono molto importanti. Io sicuramente ci proverò, credo che sarà soprattutto il mister con le serate in gioco a mettere in condizione sia me che lui di esprimere al meglio le nostre qualità. Che ambiente ti aspetti in una piazza importante come Sulmona e quali sono gli auspici? Ma sicuramente mi aspetto un ambiente caldo, visto che nella mia precedente esperienza a Sulmona c'erano 2 squadre nella città. Adesso so che è stato tutto, diciamo, riunita in un'unica squadra. Spero che ci sia un grosso seguito di tifosi, anche perché Sulmona è una piazza calda e importante del panorama calcistico abruzzese, e sicuramente credo sia il momento che venga rimessa nelle categorie che le competono. Speriamo di poter far parte di questa risalita. Bene, grazie Massimiliano Tuzzi e di nuovo bentornato a Sulmona. Grazie a voi.